Le 19 in punto di questo venerdì sera. Abbiamo anticipato alle 7 questa maratona bassanese serale e prendo subito la fisarmonica, questa volta la fisarmonica nera. Intanto vi aspetto qui in piazza. Buongiorno a tutti quanti voi che state per arrivare, chissà in quale posto del mondo, in quale posto d'Italia. Intanto vedo il messaggio che mi è appena arrivato. Inoltriamo anche. Aspettate che sposto la cintura, inoltriamo anche ai nostri amici della piazza che ci hanno dato il loro numero di telefono, per chi volesse lasciarci privatamente il numero di telefono sarete avvisati su tutte le dirette direttamente su WhatsApp, quindi se volete lasciatemi il vostro numero e intanto vado a prendere il link per inoltrarlo a tutti gli amici della piazza, eccolo qui. E intanto, buongiorno Margherita, Anna Maccari, buongiorno, bentornate, bentornati tutti quanti, grazie Justoni, grazie, non ti avevo vista l'ultima volta, quindi mi sono felice che ti sei ricollegata, non so se mi sbaglio, ma a volte vi vedo arrivare, andare, insomma, ma i nomi li ricordi, i nomi li ricordo e mi fa piacere che tornate a trovarmi in questa piazza, in diretta, ora, hashtag Piazza Bassanese. Eccolo qui, mettiamo Piazza Bassanese. E vai. Ovunque voi siate, fatemi sapere dove siete. Sapete che mi piace sapere da dove state scrivendo in questo momento, anche dalla spiaggia, se siete in spiaggia. Manuela Bolzon, ciao Lucana Maccari, buonasera. Intanto ho i capelli. Ho tagliato i capelli, ma mi stanno andando sugli occhi. Insomma, vabbè, niente. Avrò un po' di difficoltà qui oggi. Mi vedrete fare un po' di gesti, ma non importa. Susanna Sais, ciao dalla Sardegna, Susanna. Dalla terra di Sardegna, che meraviglia, Francesca Faraglia, Maria Stella Galati, Perla Nera, e poi Anna Maccari, Margherita, insomma, io inizio subito spero che vi sia piaciuto questo anticipare, un pre-cena, diciamo. Prima della cena ci troviamo qui in piazza tutti quanti assieme e stiamo vicini. Ciao Tiziana, ciao Perla Nera, buonasera a tutte quante voi, benvenute, benvenute in questa meravigliosa piazza perché siete voi la piazza. Lai 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 lai
lai lai lai lai lai lai lai lai. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. La 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 la. Lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la. E se vi siete detti non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, resteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti, provate pure a credervi assolti, siete per sempre coinvolti. Lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la, lai 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 la. E anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sul marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate, e anche se allora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti, anche se allora vi siete assolti, siete per sempre coinvolti. Lai 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 lai, 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 lai 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 lai.
lai lai la, lai 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 la. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assorti, siete lo stesso coinvolti, per quanto voi vi crediate assorti, siete per sempre coinvolti. La, 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 la. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti, anche se voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti. La, 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 la. Anche se voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti. Meravigliosa questa poesia, che è un adattamento di una canzone dal Maggio francese, un adattamento di Fabrizio De André. E poi nel suo album, Storia di un impiegato. E Anna Maccari, grideremo ancora più forte, Barbara Zeni, un braccio a tutta la piazza, un braccio anche a te, Paolo Micrazzo, Luca e Faber, forever. E poi... E Gino l'ascoltatore, buona serata a tutti. Quella piazza bassanese in questi giorni d'estate, un po' di musica ci fa bene, ci unisce nel nostro maratoneta, appunto, secondo me è il termine giusto ricordarlo sempre, maratoneta, grande, grande Gino, mi fa piacere, il maratoneta della musica. Insomma, Barbara Zeni è sempre molto belle e personali le tue interpretazioni, grazie, grazie, sai che è un grandissimo complimento per me. Nuno Filipe Silva, che bel taglio, Nuno Filipe Silva, che a cui è piaciuto molto questo video che ho pubblicato oggi con la cara amica Sonia, un video che ho trovato nel cellulare e un po' particolare, andate a vederlo, poi parliamo anche di questo video e spero che vi sia piaciuto anche a voi. Intanto spasiba, priviet, mai drusia a tutti gli amici che ci scrivono dall'Ucraina, dalla Russia, e un abbracito a tutti i miei amici brasileiro che scrivono dal Rio Grande do Sul. Andrea Sargentini, ciao a tutta la piazza, un salutone Luca, e poi Barbara Zeni, sia sempre lodato Fabrizio D'André, bellissima la canzone del maggio. Maria Stella Galatti, Luca, hai fatto un brano sul mare, è una domanda, Maria Stella, fammi sapere se è una domanda. E poi bracci, tanti sticker stanno arrivando. Marilia Kalinchuk, un abbraccio Marilia. E poi per la nera, Paola Panzanato, ciao, sono di Mestre ma vivo ad Acciaroli, fammi vedere Paola dov'è Acciaroli, che io non so dov'è Acciaroli. Sapete che sono curioso quando mi dite che abitate in questi luoghi, in questi paesi, io voglio sapere dov'è Acciaroli. Ecco qui. Allora, Acciaroli è la maggiore frazione del comune di Pollica, in provincia di Salerno, e sede portuale. Conta circa 1000 abitanti. Ma io vedo una foto qui che è incantevole, bellissima, in provincia di Salerno. Un abbraccio fortissima, fortissima Paola. Un abbraccio a te, Yolanta scollegata, Barbara Zeri, Lucia Zanotta, Maria Stella. Insomma, carissimi amici della piazza, ribenvenuti a tutti quanti in questa serata. Bello e buffo sentire Sonia parlare veneto. È un video un po' particolare, ma l'ho pubblicato, ci tenevo a pubblicarlo proprio in questo momento perché... E dopo vi racconto anche il perché, anzi ricordatemi che così vi spiego il perché, uno dei veri motivi per cui ho voluto pubblicare anche questo video. Insomma, carissimi amici, benvenuti in Piazza Bassanese, sono le 19, oramai le 19:10 e siamo qui tutti insieme per questo pre-serale. E quante volte ho visto alla stazione passare treni senza destinazione, come anime cullate da un destino ingrato. E quante volte ho preso una strada senza destinazione, ho ascoltato il vento ed ho capito
che era tutta una benedizione. E quante volte ho sentito il vento soffiare forte come un cannone, e non c'era nel cuore altra soluzione. E quante volte ho sentito il vento soffiare forte come un cannone, e non c'era nel cuore altra soluzione. Na 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 na. E quante volte ho sentito il mare con le sue onde venire andare, come la vita che passeggia a volte non sai dove. E quante volte ho visto i miei occhi, dentro gli occhi di mia madre, luccicare come per magia o per soddisfazione. E quante volte t'ho sentito piangere e non c'era altra soluzione se non lasciarti lì ad aspettare che fosse un giorno migliore. E quante volte t'ho sentita piangere e non c'era altra soluzione se non lasciarti lì ad aspettare che fosse un giorno migliore. La 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 la. E intanto gira il mondo, e tu lo sai che il mondo non è tondo, non è una sfera perfetta proprio come noi. Intanto gira il mondo, e tu lo sai che il mondo non è tondo, non è una sfera perfetta proprio come noi. La 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 la. E intanto il sole nasce e soffia il vento, e tutto passerà in un momento, in un istante ci sembrerà tutto così distante, ma resteranno i ricordi di noi, di questi giorni andati e strani, e forse un giorno tu riprenderai le mie mani. Ma resteranno i ricordi di noi, di questi giorni andati e strani, e allora tu in silenzio riprenderai le mie mani. La 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 la. Ma resteranno i ricordi di noi, di questi giorni andati e strani, ed allora in silenzio tu riprenderai le mie mani. La 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 la. E anche questa canzone che è nata durante questi mesi di piazza assieme a tutti quanti voi. Che meraviglia essere qui assieme
Insomma, Gino l'ascoltatore, Anna Vaccari, bellissima nuova canzone con La Nera che è più drammatica, un suono più drammatico, un suono più confronto alla rossa e meno, non è che sia meno armonica, è più tagliente, più diretta, più mediosa. E poi Barbara Zanni, che meraviglia questa canzone, mi piace sempre di più ogni volta che la sento. Vi ricordo che questa canzone, come le altre canzoni inedite, saranno presenti nel CD e quindi andate nel crowdfunding se qualcuno di voi può inoltrare il link dal quale appunto si può arrivare a accedere al crowdfunding, oppure andate su produzionidalbasso.com. Ho aggiunto anche le borse, avete visto le borse in stoffa con le spille. Insomma, però vorrei anche dire a voi della piazza che se qualcuno di voi avesse già preso i CD, insomma, volete prendere anche solo una borsa, potete farlo. Allora andate dentro il sito di Produzioni dal Basso, fate una donazione e anzi scrivetemi in privato così vi dico come fare e quanto donare e poi privatamente mi mandate la richiesta della borsa. Quindi tranquilli, non siete costretti a prendere le tre borse con tutte le spille, ma se volete voi che avete già donato, che avete già partecipato, potete anche prendere una sola borsa e la mettiamo dentro insieme agli altri ordini che avete fatto. Quindi fatemi sapere. E intanto arrivano applausi Anna Macari, insomma è bella. Paolo Michelazzo, Sonia parla dialetto veneto meglio di te e di noi tutti. È proprio vero che Sonia parla benissimo dialetto veneto. E insomma, io l'ho pubblicato perché Sonia sta cercando assieme a Bruno, che è il suo fidanzato, e stanno cercando casa. Soltanto che il problema qual è? Che è già la quarta agenzia che dopo aver visitato la casa gli scrivono il messaggino dicendo: mi dispiace, ma i proprietari della casa non vogliono affittarvela perché siete stranieri. Allora, al di là di tutti i discorsi che noi possiamo fare in questo momento, sappiate che Sonia, oltretutto, al di là della sua carnagione, è italianissima, se non venetissima, e lo dimostra anche il video che ho fatto assieme a lei. Al di là di questo, che non dovrebbe esserci nessuna, come dire, non bisognerebbe giustificare nulla, insomma, però sappiate, questo è un dato di fatto. E l'altro di fatto è che per la quarta volta, questa è una realtà, quindi a noi piace anche indignarci in questa piazza, no? Questa è una sana indignazione. Non lo facciamo con rabbia, perché penso che sia. Oggi ne parlavo stamattina, ne parlavo proprio con Sonia. Penso che sia un fatto veramente di profonda ignoranza. E Sonia è l'esempio proprio palese di quanto un certo tipo di preconcetti siano praticamente una forma di ignoranza veramente allucinante e che fa male, che fa dolore. Perché per la quarta volta Sonia si vede rifiutare una casa per lei e per Bruno, il suo fidanzato. Sappiate che Sonia, oltre ad essere una modella, che la mamma è togolese, ma lei, Sonia, lavora qui in Italia da anni. C'è tutta la storia. Andate a vedervi la storia di Sonia. È interessantissimo perché fatemi sapere per quante ancora generazioni noi dobbiamo chiamare le persone straniere. E poi questo concetto di straniero, insomma, non è retorica la mia, è un dato di fatto perché Sonia è molto, oltretutto, è molto più italiana e più veneta di tanti italiani che conosco io e che vivono qua da tantissimo tempo e anzi si merita molto di più lei una casa e un affitto, però purtroppo queste sono delle pugnalate che arrivano allo stomaco perché anche stamattina ci siamo parlati e ho sentito in lei tutta questa amarezza, questa tristezza di trovarsi spesso in queste situazioni. Andate a vedere l'intervista e anche la sua storia perché è molto significativa la sua storia, ci insegna veramente tanto. Il video è uno sketch simpatico che noi abbiamo fatto, che abbiamo registrato insieme un giorno che è venuta qui proprio per registrare la sua intervista, dove ci racconta la storia molto particolare della sua vita. Quindi Sonia, che modella, che lavora dietro il marchio di Bruno, i BB Style, che producono vestiti in stile, vedete questa fascia con il mio cappello, è proprio stata realizzata, è un tessuto africano che io ho inserito perché le mie giacche sono customizzate, cioè sono realizzate da Bruno, che è il compagno di Sonia. Sonia gestisce anche insieme a Bruno tutta la parte del marchio BB Style. Bruno è laureato in economia e commercio. Io sono stato invitato appunto alla sua laurea a Ferrara. È stato meraviglioso. La festa che abbiamo fatto poi alla fine è stata incredibile. E insomma, e quindi siamo nel 2020 e queste persone che sono nostri concittadini italiani, nonché anche veneti, oltretutto, insomma, si vedono rinnegare una casa in quanto gli arriva un messaggino dicendo: ci dispiace, siete stranieri. E vorrei anche dire una cosa: invito le persone stesse che lavorano nelle agenzie
e che capisco che da una parte non è nemmeno colpa loro, perché giustamente vanno da degli affettuari, devono cercare di capire, di far spiegare, di dispiegare, di raccontare chi sono queste persone, ma non mandate un messaggio dicendo mi dispiace, non vi vogliono perché siete stranieri. Perché se queste persone sono oltretutto italiane, cittadini italiani, se vivono qui da tantissimo tempo, ancora di più questo diventa una frustrazione veramente incredibile. Quindi fate una telefonata, dite: ci dispiace, abbiamo a che fare con gente ignorante e purtroppo è così, non vi vogliono. Almeno un po' di umanità, un po' di rapporto. Ecco, questo mi sento di dire in questo momento. E Maria Stella Galati dice: infatti, Luca, parla il Veneto in modo perfetto. I Veneti del nord purtroppo seguono i loro politici razzisti ignoranti. Insomma, vabbè, io non voglio fare. Anche qui, cerchiamo appunto. È una questione culturale, è una questione culturale, ci vuole cultura, partiamo dalle scuole. La cosa importante è capire che siamo colori della stessa natura, non è retorica. Ci sono, dopodiché, sappiatelo, i coglioni ci sono dappertutto. Hanno colori di pelle diverse, parlano in maniera diversa, insomma, hanno tutte particolarità e ci sono dappertutto, ovunque, ovunque voi andate. Ovunque voi andate potete trovare persone intelligenti, persone stupide, persone tristi, persone felici. Insomma, siamo persone, siamo colori della stessa natura. Siamo colori della stessa natura, la natura delle cose, della terra e del fuoco. Specchi di luce sotto la stessa luna. Se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà di amarci senza paura, di amarci senza paura. Aiutami a costruire un nuovo mondo, un mondo nel quale io non mi confondo, un mondo dove nessuno viene prima di un altro. Aiutami a capire chi vive al mio fianco. Siamo colori della stessa natura, la natura delle cose, della terra e del fuoco. Specchi di luce sotto la stessa luna. Se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà di amarci senza paura, di amarci senza paura. Aiutami a costruire un nuovo mondo, un mondo nel quale io non mi confondo, un mondo dove nessuno viene prima di un altro. Aiutami a capire chi vive al mio fianco. Siamo colori della stessa natura, la natura delle cose, della terra e del fuoco. Specchi di luce sotto la stessa luna. Se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà, se solo troviamo la libertà di amarci senza paura, di amarci senza paura, di amarci senza paura, di amarci, semplicemente di amarci senza paura di incontrarci, di parlarci, di conoscerci. Cerchiamo e scopriamo la meraviglia che c'è nelle persone e la troviamo a volte negli sconosciuti, in quelle persone che meno ci aspettiamo al mondo, ritroviamo la meraviglia. Quindi non fermiamoci di fronte alle apparenze, perché le apparenze, come si sa, ingannano e ingannano molto bene le apparenze. Ingannano talmente bene che talvolta pensi in qualche modo di aver trovato la realizzazione dei tuoi sogni, la realizzazione della tua vita. Tu che pensavi che fossero altre le persone che ti avrebbero odiato, che ti avrebbero considerato in maniera diversa, le persone che ti avrebbero in qualche modo minato, che avrebbero minato la tua vita, la tua essenza, invece in realtà magari il nemico a volte si nasconde proprio tra le mura domestiche. Se picchi una donna sei un buffone. È questo che devi sapere e non cercare una giustificazione. Se picchi una donna sei un buffone. Se picchi una donna sei un buffone. È questo che devi sapere e non cercare una giustificazione. Se picchi una donna sei un buffone.
Scusate per l'interruzione, ma certe cose si devono dire, altrimenti tutto rischia di morire tra i muri di una casa al quarto piano. E non è che serva sempre alzare le mani per diventare mostri quotidiani. Spesso la violenza è ammazzare la coscienza di chi ti ama con il cuore in mano. Se picchi una donna sei un coglione, è questo che devi sapere. E non cercare una giustificazione, se picchi una donna sei un buffone. Che volete che vi aggiunga sull'argomento? È talmente semplice da far spavento. Eppure sono in molti e continuano a pensare che la donna sia un bene materiale. Sarà che sui giornali o alla televisione non è che la cultura si dia un grande affare. Difficile trovare una relazione tra rispetto ed informazione. Se picchi una donna sei un coglione, è questo che devi sapere. E non cercare una giustificazione, se picchi una donna sei un buffone. Ed il silenzio è il male peggiore, quando dentro l'innocenza muore. In Italia in un anno di violenze 1 milione. Trovami una giustificazione, se picchi una donna sei un buffone. È questo che devi sapere. E non cercare una giustificazione, se picchi una donna sei un buffone. Se picchi una donna sei un buffone. È questo che devi sapere. E non cercare una giustificazione, se picchi una donna sei un buffone. Non è facile cercare di raccontare ai bambini soprattutto questi concetti, questi argomenti, e trovare le parole per raccontarle. E mi è capitato di cantare questa canzone in una classe, ricordo all'Aquila, poco in una classe all'interno di alcuni container, e i bambini l'hanno cantata a me, perché ero lì per un incontro assieme a Stefano Florio e al maestro Alex Collazzoli. Un insegnante mi ha chiamato, mi fa: puoi venire in classe? Noi stavamo facendo il sound check in palestra per questa serata che avremmo tenuto. E sono entrato in questa classe, in quest'aula, mi hanno fatto sedere, io mi sono seduto sopra la cattedra e i bambini mi hanno cantato questa canzone, canzone d'amore contro la violenza sulle donne. E queste per me sono le cose più belle che possono capitare quando scrivi delle canzoni. Questa canzone semplice arriva diretta al punto. Grazie Luca. Susanna Salis, già, non solo con le botte puoi smazzare. È vero, perché ammazzare la coscienza di chi ti ama con il cuore in mano, e anche quella è una pratica devastante. Per tutti i ricordi che ho lasciato lungo la strada, per tutte le ore che ho passato a casa tua, per ogni sorriso, per il vino ancora da bere, per tutte le sere, per tutte le sere io canto, per la vita che passa e quel piano che adesso risuona lontano. Per le gioie mancate, giocate o lasciate in un palmo di mano. Io canto che t'ho detto non te ne andare, ma è la vita che passa e ogni cosa porta via. Per i giorni lunghi che non sai come andrà a finire, per tutti gli specchi che hanno visto il tuo viso cambiare, per ogni discorso che non vale quanto un bacio, per questo cielo io canto. Per la vita che passa e quel treno che adesso risuona lontano. Per
per le gioie mancate, giocate o lasciate in un palmo di mano. Io canto, io che t'ho detto, non te ne andare, ma è la vita che passa e ogni cosa porta via. E ogni cosa porta via. Guarda il cielo, guarda il mare, l'universo è attorno a te. Guarda il cielo, guarda il mare, l'universo è attorno a te. Guarda il cielo, guarda il mare, l'universo è attorno a te. Guarda il cielo, guarda il mare, l'universo è attorno a te. Carissimi, carissimi amici e carissime amiche di questa piazza, ho voglia di cantare stasera, ho tanta voglia di cantare e mi fa piacere. Leggerò anche tutti i vostri messaggi, ho visto che avete scritto molti messaggi, anche abbastanza lunghi, e quindi mi farà piacere leggerli tutti quanti con calma e rispondervi. Sapete che o la sera o la mattina io poi mi rivedo tutta la diretta per rispondere ai vostri messaggi, ed è sempre una cosa che mi fa un grande piacere, perché la rivedo come se fossi un po' assieme a voi, proprio anche dalla parte vostra, e quindi mi fa molto molto piacere. Barbara Zeni ha detto, ho cercato di indovinare, è in dialogo Barbara Zeni con il nostro Andrea Parker, e intanto ci arrivano i messaggi anche dall'Ucraina, e io ho preso la fisarmonica perché voglio invocare l'energia, la invochiamo questa volta con liberando l'elefante che c'è in noi, e questa canzone la dedico al mio piccolo, non è solo mio, a Quentin, che oggi ho portato dal veterinario, perché piccolo, c'è una piccola cista nel labbro, però sembra che non sia nulla, e quando lo porto fuori di casa lui è sempre agitatissimo, e quindi è stata io col mio essere ipersensibile, avere il gatto con me in macchina agitato, mi dava una sorta di ansia, ma siamo arrivati e abbiamo parlato con la dottoressa, con la veterinaria, e lui sempre buonissimo, fantastico veramente, sembra che non sia niente, non diciamo niente, e intanto liberiamo l'elefante che c'è in noi. Ciò che blocca l'elefante è un ricordo del passato, è quel piccolo paletto a cui è stato incatenato, e ciò che blocca l'elefante è quel che non ha dimenticato, una ferita aperta che nessuno ha mai curato. E liberate l'elefante, venite gente, liberiamo l'elefante, venite gente, pum pum pa, liberiamo l'elefante, venite gente, liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum pa, lai 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 lai. Dormire costretto alla catena, cercando sempre di fuggire tra clown e domatori, tra acrobati e orchestrali. È arrivato l'elefante, il gigante senza ali, è
arrivato l'elefante, venite giù e pim pum pa. Liberate l'elefante, venite gente, liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum pa. E liberate l'elefante, e liberiamo l'energia che c'è in noi, liberiamo l'elefante, e liberiamo l'energia che c'è in voi. Energia, energia, energia la più bella che ci sia. Energia, energia, energia la più bella che ci sia. Liberiamo l'elefante, venite gente, liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum pum. Liberiamo, liberiamo l'elefante, liberiamo l'energia che c'è in noi, in tutti quanti voi. Intanto si sta andando verso l'ora di cena e sono le 7:35, la sveglia è sempre presente. Cara Barbara, Quentin, con la M, è stato battezzato così, che ci dobbiamo fare? Non è Quentin, come Quentin Tarantino, ma è Quentin, e quindi rimane così. Giusy Isabella, energia la più bella che ci sia, Yolanta, manda un abbraccio. Insomma, sapete, quando faccio l'elefante, mi va proprio di fare una canzone subito dopo l'elefante, che con la quale si balla, che dici balla? Balla, 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 che dici balla, 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 che dici balla, 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 che dici balla, balla, va, che dici balla, 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 che dici balla, balla, va, che dici balla, 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 che dici balla, balla, va. E suona l'organetto dall'Italia, è venuto a cantare lungo il fiume della Senna, signore e signori, venite a ballare lungo il fiume della Senna, signore e signori, venite a ballare. Balla, 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 che dici balla, 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 che dici balla, balla, va, che dici balla, balla, va, che dici balla, 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 che dici balla, balla, va, che dici balla, 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 che dici balla, balla, va. È un ragazzo con un grande cuore, non lasciatelo di solo a cantare, c'è un coltello sotto la giacca, ma nessuno farà mai del male. Sole caldo che trovi risplendi nel mio cuore, ritorna a brillare. Sole caldo che trovi risplendi nel mio cuore, ritorna a brillare. Balla, 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 che dici balla, balla, va, che dici balla, 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 che dici balla, balla, va, che dici balla, 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 che dici balla, 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 che dici balla, 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 che dici balla, balla, va, che dici balla, 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 che dici balla, balla, va, che dici balla, 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 che dici balla, balla. Nei giorni freddi, nei giorni di pioggia, com'è dura dover faticare. Sole caldo che altrove risplendi nel mio cuore, ritorna a brillare. Sole caldo che altrove risplendi nel mio cuore, ritorna a brillare. Per i suoi occhi come due specchi la primavera incanta appare, fa che l'amore protegga il cuore, musica maestro, venite a ballare. Balla, 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 che dici 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 balla, 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 che dici balla, 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 che dici balla, balla, balla. Carissimi, carissimi amici, io direi, sono le meno 20 alle 8
e potremo anche concludere questa prima parte, ricollegarci e ripartire. Intanto Margherita dice: la sveglia non la vogliamo vedere, piuttosto dove sono i gattini? Sono fuori dalla stanza, sono usciti. È troppo caldo per stare qui per loro. Carmen Angeleni, poi Iolanta, balla, Barbara Zani balla, insomma ballate tutti in questa diretta e a me fa molto piacere darvi questa energia, e energia che arriva anche a me in ogni vostro sorriso, in ogni vostro abbraccio virtuale. Io ho Chicca che sta male da 10 giorni e dimagrita, avrà 16 anni a novembre. Carissima Chicca, un abbraccio alla tua cagnolina Chicca. Io ricordo ancora un bellissimo messaggio che mi avevi mandato di Chicca con il mio CD di fianco. Grande, grande Andrea. Energia, energia, la più bella che ci sia, dice Giusy Sabella. Insomma, io chiudo questa prima parte, ci ricolleghiamo, ok? Ci siete? Ricolleghiamoci in piazza, ritroviamoci qui per la seconda parte di piazza. Hashtag Piazza Bassanese per continuare questo pre-cena assieme io con voi, voi con me. A tra pochissimo.